No, è una bella impressione perché c'è voglia di vaccinarsi. A me interessa questo. Io mi scuso se ci possono essere delle piccole attese. Parliamo sempre nei limiti fisiologici di 30 minuti, massimo 45 minuti, però ce ne scusiamo lo stesso. L'operazione che stiamo facendo a Ischia è un'operazione importante per l'isola, è un'operazione importante per tutti i cittadini che ne fanno e che ne sono residenti e che hanno vissuto un anno e mezzo loro particolarmente preoccupati perché le difficoltà di dare apporto a livello sanitario sull'isola sono diverse da quella della terraferma. Penso che tutta la gestione della pandemia, dalla prima ondata a quella di autunno dell'anno scorso, a quella che viviamo attualmente sia stata una buona comunque gestione. Anche qui l'operazione delle isole Covid-free. Io ribadisco, questa è un'operazione che doveva partire un mese fa. Siamo stati bersagliati da critiche su un'idea del governatore e poi, come spesso accaduto in questo ultimo anno e mezzo, dopo 20 giorni hanno fatto la stessa cosa di quella che il governatore aveva detto un mese fa. Cioè, noi sappiamo perché è stato il governo che oggi hanno iniziato a vaccinare a Lampedusa, a Stromboli e a tutte le isole italiane. Quindi questo ci fa piacere mettere in sicurezza delle persone che sono per ubicazione geografica più fragili rispetto a quella della terraferma, per noi importante. Che poi ne possa conseguire anche un ritorno turistico ed economico in questo momento è altra cosa molto molto importante. Diciamo che oggi noi su Ischia abbiamo vaccinato circa 24.000 persone tra prima e seconda dose. Questa svolta è stata possibile perché 12 giovani USCA, 12 giovani ragazzi si stanno sacrificando dalle 8 di mattina alle 9, 10 di sera, dormendo sull'isola, non vedendo le proprie famiglie, sacrificando anche quelli che possono essere i propri sbagli, i propri interessi, anche se in questo periodo un po' minori rispetto a quelli di prima, ma certamente per mettere in sicurezza e per dare un servizio alla popolazione. Questi ragazzi si sono uniti alle persone già presenti sull'isola e stanno dando veramente, hanno svoltato pagina. Oggi siamo sui 2.000 vaccini, ma dopo avremo una riunione operativa. Cerchiamo di portarli a 2.500-3.000 vaccini al giorno, cioè il nostro obiettivo è il massimo 15 giorni di chiudere la campagna vaccinale, cercando di vaccinare quante più persone possibili. Sì, la disponibilità delle fiale sta migliorando. Noi ieri in Campania abbiamo vaccinato 57.000 persone, la nostra ASL ha vaccinato 10.400 persone. Quindi vi renderete conto che oggi c'è una disponibilità di vaccini che è sicura. Ma io lo rinnovo ancora una volta, non solo Pfizer, soprattutto per gli isolani, soprattutto per quelle persone che saranno chiamate ad un lavoro costante durante l'estate, vaccinatevi con Johnson, richiedeteli, sono vaccini sicuri tutti. I pochi effetti collaterali che si sono avuti sono in percentuali infinitesimali rispetto a quella che è stata la campagna vaccinale mondiale.